Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Vi avevo promesso che avrei postato un qualche cosa di rapido per aggiornarvi un po' sulla situazione, quindi eccoci qua. Parto dicendo tre cose: la prima è che il video è un podcast, quindi non c'è nulla da vedere, potete altabbare e ascoltarlo. La seconda cosa è che non mi sono scritto nulla, quindi blattererò probabilmente un sacco di cose a random. La terza è che ci saranno probabilmente un po' di rumori di fondo, ma posso registrare questo video solo stasera col cellulare perché sono pure in giro. Ma si fa come si può. Innanzitutto il problema principale è stato che il 19 e il 20 luglio, non ricordo precisamente quando, mi hanno hackerato tutto. Fortunatamente si è salvata una mail e qualche altra cosina che avevo in giro, ma ho perso praticamente il 90% dell'accesso dei siti che avevo in giro per internet. Mi hanno cambiato un sacco di password tutto in una volta e ci ho messo una cosa come 2 settimane per recuperare tutto. E fortuna che sono riuscito a recuperare tutto, non hanno cancellato Discord, non hanno cancellato i video di YouTube perché poteva andare molto peggio di così. Il problema è che però appena ho visto che hanno cominciato a cambiarmi tutto e che mi stavano tirando via le password che avevo, ho dovuto istantaneamente formattare il PC e ho perso un sacco di dati. Ho perso le decklist, ho perso le play, ho perso tutte le immagini stock che utilizzo di solito, il file delle miniature, gli sfondi animati. Un altro po' non avevo manco più il logo del canale, alcuni video vecchi a cui tenevo tanto, tipo quelli del raduno che abbiamo fatto in Ria, le altre robine. E insomma, diciamo che non l'ho proprio preso bene quando è successo così. E mi sono detto, sai una cosa, sono 6-7 anni che posto non stop, magari qualche mesetto di ferie ce lo possiamo prendere. Ed ecco perché non ho postato nulla in quest'ultimo periodo. In aggiunta a questo, cosa abbiamo? Abbiamo che dall'anno scorso, a dicembre dell'anno scorso, la mia salute non è proprio il massimo. Non vi spiegherò precisamente qual è il problema, che cosa non ho. Stiamo un po' risolvendo finalmente, ma insomma è stato un anno abbastanza difficilotto per me. E il terzo problema è che Yugi al momento è divertente, come guardare la vernice che si asciuga su una panchina, perché tutto l'appeal che aveva questo gioco per me non c'è più. A me piaceva il deck building, diciamo speziato, mi piaceva il coefficiente di sfida alto, andare in giro a localo, tornei un po' più importanti con dei mazzettini sottovalutati, totalmente sconosciuti, che potevano fare un risultato decente. Il problema è che più passa il tempo, meno questo discorso diventa o è fattibile. Perché se 2 anni fa ancora lo potevi fare bene, e cavolo se non lo facevi bene. Vi ricordate Local Report? Vi ricordate tutti i mazzi che avevo, cartacei che utilizzavo? Vi ricordate tutte le partite che portavo? Era fattibilissimo ancora. Invece, nell'ultimo annetto e mezzo, tutto ciò sta diventando quasi impossibile perché oggettivamente il gioco è sì un metavario incredibile, ma un metavario che a un certo punto, perché ci sono 3-4 mazzi veramente forti, veramente viable. Una quindicina di altri deck che sono rogue dintorni che li puoi giocare, non ti puoi aspettare neanche però qualcosa lo fanno, e fine. Cioè, tutto il resto è però totalmente ingiocabile. Più passa il tempo, più si allarga il divario fra i mazzi effettivamente giocabili e buoni al momento e quelli che volevo giocare io, un po' memotti, divertenti, strani, e peggio se la cavano, perché oggettivamente io ragazzi provo tutto. Ho postato poco in quest'ultimo anno per salute e altri problemi che avevo a Real, ma anche e soprattutto per il fatto che io ho continuato a giocare in tutto questo periodo. Quello che tanti non capiscono è che io ho continuato a giocare, ho continuato a montare mazzi, a testare mazzi. E quello che è successo nell'ultimo periodo è che io montavo un mazzo, lo testavo per 1 o 2 giorni, magari modificavo qualcosa, lo ritestavo per un pomeriggio o due. E poi mi rendevo conto che era un mazzo che non potevo mettere perché non riuscivo a vincere abbastanza partite, aveva un win rate assolutamente ridicolo. Però ragazzi, a me piace postare deck che comunque almeno hanno dei matchup favorevoli o positivi contro qualcosa di quello che gira nel meta. E più passa il tempo, meno questa cosa qui è effettivamente sostenibile, perché io avrò cestinato, penso, in 6-7 mesi una cosa come 30-40 decklist. E qualcuno dirà, vabbè, ma è normale cestinare mazzi. Sì, però dovete considerare tutto il lavoro che c'è stato dietro, tutto il tempo perso che c'è stato dietro. Anche anni fa mi capitava di cestinare deck, cioè non è che ogni mazzo che montavo, ragazzi, ve lo postavo. Però se prima magari su un 70-60% dei mazzi che montavo li portavo, sul canale avrò postato una cosa nell'ultimo periodo come il 10% dei mazzi che ho testato, forse anche qualcosa in meno. Per farvi capire com'è la situazione. Quindi non è divertente, non è neanche divertente per me andarli a testare questi mazzi, perché, ripeto, se prima magari avevo un win rate di un 40-50%, anche con un meme, adesso vinci una partita su 20 o una partita su 30, quando effettivamente va bene, per farvi un po' capire come siamo messi. Quindi è un qualche cosa di un po' deprimente. Oppure se vinci, vinci contro qualcuno che è palesemente un senza mani, che ha appena montato il mazzo, gioca male. Quindi anche se hai una win, non la puoi usare per un replay, non la puoi usare per niente.
e non ti serve a nulla, insomma, quindi, per farvi capire com'è la situazione. Chi mi segue fin dai primi tempi sa che io adoravo questo gioco ed era un qualcosa di speciale, bellissimo per me. Ho coinvolto tutti i miei amici, ci divertivamo. Chi ha visto i primi video, quelli che facevamo, tipo gli unboxing in macchina urlando, oppure altre minchiate che portavamo nel 2000, boh, 14-15 giù di lì, sa che mannaggia, ci divertivamo tantissimo, però adesso tutto questo affetto e questo amore non c'è più e sicuramente, ripeto, chi mi segue dall'inizio si sarà reso conto che nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, mi sono veramente trascinato tanto perché mi dispiaceva abbandonare questo progetto, mi dispiaceva realisticamente ammettere che questo progetto è stato un fallimento, poi vi spiegherò perché secondo me questo progetto è stato un fallimento e soprattutto ero lì a aspettare, sperare. Sperando che Konami magari un giorno si svegliasse e uscisse una nuova Master Rule oppure un mezzo reboot o un tizio alla Konami prendesse in mano un microfono e dicesse: guardate ragazzi, stiamo stampando troppa mondezza, il power creep è assurdo, magari non facciamo un reboot, non facciamo una banlist folle, ma piano piano abbassiamo il power level di tutte le carte. Ci vorrà un po', ma ritorniamo, diciamo, ad un livello accettabile. No, non succederà mai, ragazzi, andrà sempre peggio. Prima o poi arriveranno pure le carte girevoli con il testo pure dietro, con 10 effetti. Perché questo è quello che vuole fare Konami e lì andremo. Non so quanti anni ci vorranno, ma sicuramente ci dirigeremo verso quella direzione lì. E il problema, oltre a tutto questo, è anche il fatto che ora come ora, per me il gioco è noiosissimo. Visto che comunque, ripeto, ho continuato a giocare in questo periodo, i mazzi li ho provati tutti, so cosa fanno. Raramente ci sono dei plot twist quando giochi a Yugi, nel senso che vedi la tua mano iniziale. Se vai per primo sai come va a finire, se vai per secondo contro determinati deck sai sempre come va a finire il matchup, a meno che la sesta carta non riesca, diciamo, a salvarti tutto. So già come va una partita semplicemente guardando le prime carte che vengono appoggiate sul tavolo. Non mi dice più nulla, devo essere sincero con voi. Poi qualcuno qua sotto mi scriverà: ma se non ti piace lo Yugi normale, ci sono i vecchi formati, ragazzi. Li ho giocati fino alla nausea i vecchi formati. GOAT è stato divertente, è stato un bel periodo, però ormai abbiamo esplorato tutto quello che c'era da esplorare di GOAT. Il carpool è chiuso, quindi voglio dire, una volta che i mazzi li hai giocati tutti, hai giocato il GOAT. Formati ancora più vecchi sono carini, li ho provati, ma non c'è nessuno con cui giocarli. L'Edison non fa per me, e quindi capite anche voi che insomma non c'è tantissimo da raccontare per quanto riguarda Yugi. In più, un altro problema non da poco è che tutti i miei amici hanno quittato, non è rimasto più nessuno, Teo non gioca più, Zon non gioca più. Praticamente tre quarti della Kaiju Squad non c'è più, è rimasto Master, per carità di Dio, gli vogliamo bene, e qualcun altro che viene a fare una partita nuova ogni 3 mesi, però oggettivamente siamo soltanto in due che giochiamo e sicuramente anche quello ha contribuito abbastanza a farmi perdere interesse in questo gioco. Per quanto riguarda il discorso progetto fallito, per qualcuno si chiederà: ma perché dici progetto fallito? Ma comunque hai tanti iscritti, per quanto riguarda il panorama italiano non sei forse messo così tanto male? No, sicuramente no, cioè non siamo andati così tanto male in tutti questi anni, quindi sono orgoglioso di quello che abbiamo combinato e dove siamo arrivati con il canale. Però oggettivamente rimane un progetto fallito perché in Italia non c'è verso di arrivare di numeri particolarmente interessanti, perché non siamo in 10 milioni che giochiamo ai giochi di carte. Non è possibile far diventare una cosa come portare giù i TCG qua sopra un lavoro. A me sarebbe piaciuto molto un paio di anni fa se questo fosse diventato effettivamente un lavoro e non un lavoro secondario come è stato in questi anni, ma proprio un qualche cosa di affidabile che ti paga qualche conto e ti dà anche una soddisfazione monetaria per tutto il tempo che ci impieghi. Ci avevo provato per un determinato periodo, ma non è fattibile. Cioè, anche con i miei numeri, ragazzi, YouTube non vi dà nulla. Entro un secondo nel discorso venale dei soldi e poi non lo tocchiamo più. Non lo vorrei neanche trattare, però serve per farvi capire come funziona la realtà e come funzionano le cose, perché tanta gente pensa che Madonna, con YouTube diventi ricco. Cioè, se pensate ai ritmi che tenevo prima, dove andavo a postare un video ogni 2 o 3 giorni, più le live e tutto il resto che erano un po' fuori dalla schedule dei video, quando andava particolarmente male in un mese beccavi una settantina d'euro, quando andava particolarmente bene, in un mese prendevi 180-200 euro, ma proprio dove andare super grassa con i numeri e con tutto il resto. Se considerate tutto il lavoro che sta dietro ai video, quindi come vi ho detto prima, il testing, le
l'editing. E lo so che non sono il miglior video editor di questo mondo, perché per carità, tagli e cuci lo sanno fare tutti, però pure quello va a portare via un'oretta o 2 orette di tempo quando devi tagliare e cucire un video. Lo stare sempre lì a pensare con la testa cosa porti adesso, cosa porti fra qualche giorno, come ti organizzi. Insomma, era un qualcosa di molto impegnativo e di molto pesante, e mai nella vita retribuito un minimo in una maniera pari rispetto a tutto il tempo e impegno che vai a mettere dentro. E non mi sto lamentando perché è un qualcosa che ho continuato a fare perché mi divertivo, lo volevo fare, però dopo un po' diventa anche una cosa frustrante. Adesso sicuramente qualcuno qua sotto scriverà: Mumba, ma potevi dirlo prima? Magari potevi aprire un Patreon o qualche cosa del genere. Ci avevo pensato tanti anni fa. Però oggettivamente, ragazzi, pure se metti un Patreon di 1 euro e però non dai nulla in cambio, nessuno ti dà anche solo 1 euro per avere qualcosa che puoi avere comunque gratis. Non esiste. Perché siamo in Italia e anche io ho questa mentalità qui, non è una critica a nessuno, ma Patreon oggettivamente qua in Italia, per uno che fa contenuti su YouTube, non può funzionare come sistema. Mi sarebbe piaciuto farlo diventare un lavoro tanti anni fa. Col senno di poi in realtà è andata meglio così, perché tanto mi sarei comunque stufato di Yugi dopo X anni. Però, mannaggia ragazzi, mi è dispiaciuto abbastanza. Non parliamo poi delle delusioni con Konami e altre aziende che mi sono arrivate in questi ultimi anni, perché poi andiamo veramente a divagare tanto. Però la Konami si è sempre dimostrata una delusione incredibile, sia con il car design, sia con come mandano avanti questo gioco e anche per quanto riguarda le interazioni con i content creator. Però lasciamo stare. Quindi, per questa ragione, ripeto, bisogna avere il coraggio di dire che oggettivamente qua il progetto canale è un progetto fallito. Per concludere, comunque, questa grande polpettone, questo video noiosissimo che vi sto postando oggi, cosa vi devo dire? Allora, innanzitutto che non andrò più a postare profile mie per un bel po' di tempo. Perché, come vi ho detto prima, Yu-Gi-Oh! È arrivato a un punto che veramente anche solo pensare che devo stare davanti alla sedia del computer per 3-4 ore a testare un mazzo che tanto al 99% dei casi non riuscirò a postarvi è un qualcosa che non posso più sopportare. Non arriveranno più profile mie almeno per un bel po' di mesi, fino a quando non cambia un po' l'atmosfera del gioco. Questo non vuol dire però che non arriveranno più video di Yu-Gi. Comunque se andrò a raccogliere le profile al local. Alcuni di voi mi hanno già mandato alcune liste da postare tramite Discord. Ma io personalmente non ho più intenzione di toccare mezza carta, almeno per qualche mese. In secundis, i video usciranno con una cadenza praticamente randomica, quindi niente più video fissi ogni 2-3 giorni o anche meno come era prima. Quando mi va di farlo, lo faccio. Quando non mi va, non esce niente, punto. Non sparisco a comprare il latte, rimango sempre qui. Sono disponibile nei commenti, sono disponibile su Discord. Però, ragazzi, questo deve ritornare ad essere un hobby, deve ritornare ad essere un qualcosa che faccio per divertimento e basta. E quindi ce la prendiamo veramente più scialla. Terza cosa, molti format saranno sospesi o comunque siano modificati per ovvie ragioni. Ad esempio, il primo che mi viene in mente è comprare o no. Comprare o no, il senso era io che mi prendo una settimana per testare tutti i mazzi che escono nel set. E poi vi porto il succo condensato di che cosa combina quell'archetype, avendolo provato, sapendo un po' come se la può cavare con quello che gira al momento, provando anche le tech e avendo qualche, diciamo, partita sulle spalle per poter valutare se un mazzo è buono oppure no. Questo era il senso di comprare o no. Non che alla fine vi dico no, non comprate il box perché fa schifo, come tutti i proti sigillati che fanno sempre cagare della Konami. Ecco, quello non sorprende nessuno. Il senso di comprare o no era quello e c'era un bel lavoro dietro. Però siccome che adesso non ho più voglia di perdere letteralmente una settimana per portare un video di 10 minuti, credo che lo andremo a sospendere. Magari uscirà qualche cosa in sostituzione, però ad esempio, quello è un format che non porterò più e ce ne saranno sicuramente altri che non mi vengono in mente al momento, però tanto per farvi capire. Non ho intenzione di cancellare il canale, non ho intenzione di chiudere il Discord, che tanti avevano una paura matta di chiudersi il Discord, invece rimane tutto lì, però ce la prendiamo un pelino più comoda. Bene ragazzi, normalmente il video terminerebbe qua, però come ho detto qualche secondo fa, d'ora in poi faremo dei video un po' più sbottonati, basta professionalità, basta mega lavoro e quindi ne voglio approfittare per levarmi qualche sassolino dalla scarpa, anche perché non me ne frega più nulla di essere diplomatico e democristiano e possiamo permetterci di dire quello che pensiamo adesso. Cominciamo dalla lista delle cose che in tutti questi anni mi ha dato fastidio, ma che ho sempre evitato di comunicare nei miei video. La prima è sicuramente la mancanza incredibile di professionalità di alcuni miei colleghi, come li vogliamo chiamare, insomma, che portano video dedicati a Yugi, perché YugiTuber è un termine veramente cringe in una maniera fuori di testa. E per mancanza di professionalità intendo veramente dissing o ostilità apertissima nei miei confronti in molti video, non solo magari una volta perché gli scappa, ma in più di un video.
gente che mi ha detto che ne so, dovevo smettere di postare video perché le mie opinioni non erano ben gradite, dovevo chiudere il canale, oppure sei troppo vecchio per giocare a carte o altre minchiate del genere. Altre che addirittura si sono messe a ipotizzare cose o pensare a che cosa avevo nella testa io senza mai aver avuto una conversazione con me o chiedermi direttamente queste robine qua. Un paio di canali addirittura mi hanno copiato i format paro paro senza neanche cambiare i nomi, proprio manco avere un attimo di creatività per cambiare quelli. Ma ripeto, la roba che mi ha dato più fastidio è questo cercare lo scontro nei video a tutti i costi, sperando che io, diciamo, andassi un po' a rispondere e a dargli un po' di notorietà a questi personaggi. Non è mai successo, non succede neanche adesso perché non farò nomi e cognomi, insomma i cristiani del caso sanno che parlo di loro. Sono stati veramente dei momenti che mi hanno fatto cringiare davvero tanto, anche perché non ho capito questa incredibile ostilità pubblica di determinati personaggi, ma pazienza, cioè in quel periodo magari andava un po' di moda, mi ricordo che forse la metà della community di Yu-Gi-Oh! In generale mi odiava in quel momento perché così, insomma, non si poteva parlare male di Yu-Gi in quel periodo lì, ma pazienza. Ora che posso essere meno diplomatico, sinceramente vi posso anche mandare tutti a fanculo e ve lo meritate tantissimo. Chiaramente solo questi personaggi che facevano queste robine qua, però avete capito a chi mi riferisco. Poi chiaramente nei gruppi privati potete dire quello che vi pare, ma nei video pubblici sarebbe meglio evitare delle sceneggiate ridicole. Poi, la seconda cosa che ho trovato veramente cringe nel corso degli anni è questo battere sempre il chiodo su boom, 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 YugiTube e community di Yu-Gi-Oh! Italiana, che sono due cose che non esistono perché non sono un gruppo unito di persone che la pensano tutte alla stessa maniera, che condividono qualche cosa o che provano anche 4 secondi di andare d'accordo. Cioè, la community di Yu-Gi-Oh! Italiana non esiste, cioè ci sono piccoli gruppetti di persone che riescono a non scannarsi per più di 4 secondi quando sono nello stesso ambiente e basta. Cioè, non, in qualunque gruppo entrate non esiste che riuscite a resistere per un giorno senza vedere gente che litiga. Questo si va anche a ricongiungere un po' al prossimo punto, che è il fatto di avere in generale un'utenza del nostro gioco che è praticamente un lago tossico. Cioè, io sono stato parte di tantissime community nel corso degli anni, ma penso che l'unico gruppo di personaggi che va un po' vicino alla tossicità che abbiamo noi qua in Italia sono i giocatori di League of Legends. League of Legends ha un tasso di tossicità che si avvicina un po' a Yugi, ma non ci arriva, e quindi questo vi fa un po' capire la situazione. Vorrei anche approfittarne per rispondere a una domanda che mi è stata posta un sacco di volte, ma che ho sempre evitato in maniera molto skilled perché non era bello rispondere, ma adesso invece una risposta ve la meritate. Perché non ho mai collaborato con canali italiani che portano cose di Yugi? La risposta è molto semplice, si va un po' a ricondurre ai punti precedenti, ovvero che negli scorsi anni qua su YouTube per un buon periodo praticamente si postavano più video di drama che video dedicati alle carte, e io sono rimasto un po' schifato da determinati comportamenti di tante persone. Quindi io non sono qua per fare drama, io sono sempre stato qui per effettivamente portare contenuti di Yugi e parlare di carte, non per parlare di altre minchiate che non c'entrano niente. Il focus principale qua è sempre stato le carte, proprio per questo non mi faccio vedere in faccia, non c'è un qualche cosa di particolarmente egoico, ecco, perché il focus è sui contenuti. In quegli anni collaborare con molti dei canali italiani che erano, tra virgolette, disponibili, voleva dire sicuramente andarsi a mettere nei casini, perché al 90% ci sarebbe stato qualche cosa che non andava, qualche litigato, qualcuno che ti fa una scivolata, e finiva in cacciara, e non volevo, diciamo, far parte anche io di questo ambiente mega tossico. Alla fine, in mezzo a qualche casino nel corso di tutti questi anni, ci sono finito lo stesso, un po' per colpa mia e altri casini invece trascinato per, diciamo, cause fuori dal mio controllo. Però dai, penso di aver fatto un buon lavoro nell'evitare i danni da questo punto di vista. Quindi non mi pento di non aver fatto collaborazioni con colleghi non strani, diciamo. Mentre invece tutte le collab che ho fatto con persone che non trattano Yugi sono state incredibili, mi sono trovato benissimo. Il prossimo punto, ragazzi, è un po' una boomerata, però me la dovete perdonare, perché come ho già accennato anche all'inizio di quest'anno, ho avuto qualche problemino di salute un po' importante.
Mi sono fatto qualche domanda sulla mia esistenza, su quello che stavo combinando. Sinceramente, ragazzi, io ho solo un consiglio da darvi, che è quello di prendere tutto un po' in maniera leggera. Questo vale per i giochi di carte, ma vale un po' per tutto quello che vi capita nella vita. Secondo me, questo problema di tossicità incredibile che abbiamo nel panorama italiano di Yu-Gi-Oh! È anche dovuto al fatto che tanta gente va a prendere troppo sul serio Yugi, ma veramente, cioè Yu-Gi-Oh! Is My Life, ma moltiplicato per 100. Questo va a creare veramente dei soldati della fede, dei cani rognosi e rabbiosi fuori di testa, quando non dovrebbe essere così, perché alla fine comunque è un gioco di carte, e come tutti i giochi è un qualcosa che va preso con divertimento e va preso con positività, quando si può, nel limite del possibile. Non bisognerebbe esagerare anche qua, quindi. Ripeto, provate di godervi le cose belle della vita e provate di essere un pelino più leggeri per quanto riguarda almeno Yugi. Terminiamo con la doverosa parte dei ringraziamenti. Comincio ringraziando tutti quelli che hanno seguito il canale e che sono arrivati fino in fondo a questo video. Se siete arrivati fino a qua, scrivete pinne gialle nei commenti così nessuno capirà che minchia sta succedendo. Grazie mille ragazzi, siamo arrivati fino a qua grazie al contributo di tutti. Io sono molto grato di quello che abbiamo combinato in questi anni. Ripeto, anche se ho definito tutto questo progetto un gigantesco fallimento, comunque non mi pento del tempo che ho speso qua sopra, mi sono divertito e ho guadagnato tanto. Mi sono anche incazzato parecchio, con alcuni di voi, però dai, ci sta, insomma, tutto si va un po' a controbilanciare. Ringrazio i ragazzi dei server dei tornei, ultimamente non stiamo più lavorando insieme, però abbiamo fatto parecchie cose divertenti nel corso degli anni. Ringrazio tutti gli amici della Kaiju Squad, sia quelli che ci sono ancora, sia quelli che se ne sono andati a fare altro nella loro vita e ora non toccano più le carte neanche per sbaglio perché hanno cose più importanti da gestire, che in tutti questi anni mi hanno sopportato e mi hanno dato un po' una mano a barcamenarmi sia col canale sia in real con altre cose un po' più importanti. Ringrazio tutti quelli che sono sul server Discord, che contribuiscono tutti i giorni a creare content, litigare e scannarsi, che è praticamente quello che si fa in tutte le community di Yugi, quindi nulla più, nulla meno, e soprattutto gli admin lì sopra che tengono la mandria a bada e sopportano quantità letali di copium e di cringe. Quindi questo va un po' a concludere tutto. Avrei avuto forse altre 400 cose da dire sia riguardo al gioco sia altre cose che mi sono state un po' sulle palle in questi anni, chi più ne ha più ne metta, però ne sarebbe uscito probabilmente un video di 2 ore e mezza. Sicuramente non mi sarò spiegato bene, sicuramente mi fraintenderanno tutti come sempre, però non volevo portarvi un polpettone lunghissimo. Spero che il video del giorno sia stato apprezzato e noi ci becchiamo fra qualche giorno, settimana prossima, quando esce, con un nuovo video del canale. Non si sa. Un saluto alla prossima, ciao!